Lo storico arsenale della Marina Militare rischia la deriva, causata anche dal mancato ricambio generazionale delle maestranze che vi lavorano e dalla possibilità che molte delle attività manutentive possano essere affidate a lobby private, le cui ricadute socio-economiche andrebbero a discapito dell'economia e del tasso occupazionale locale. Con la manifestazione OSB vuole portare alla luce questa situazione, che potrebbe concretizzarsi in una beffa della privatizzazione, dove le ditte locali potrebbero ricevere solo le briciole di attività in subappalto. Abbiamo raggiunto l'arsenale della Marina Militare di Taranto perché qui si sta svolgendo un presidio della USB per rivendicare la paternità di questa struttura. Ci chiarisce sicuramente nella maniera migliore il coordinatore nazionale di difesa USB, Tino Ferrulli. Sì. Buongiorno, grazie a voi intanto come redazione per aver accolto il nostro invito e a tutti gli organi di stampa ovviamente che stanno dando risalto una notizia che è fondamentale per noi, perché questa struttura, l'Arsenale della Marina Militare, costituisce un fatto storico istituzionale per questa città, non solo, ma può dare veramente uno sviluppo, no? Dico sia ecosostenibile che in termini di sviluppo socio-economico alla città. È una cosa molto importante e fondamentale. Quello per il quale oggi ci troviamo in presidio e stiamo protestando è semplicemente dovuto al fatto che c'è una norma che prevede l'esternalizzazione delle attività manutentive presso alcune società. Noi abbiamo, no, fatto nel comunicato, abbiamo detto la Leonardo, perché la società Leonardo, alcuni rappresentanti sono venuti, sono recati presso questa struttura e non so se non abbiamo capito se vogliono impossessarsi di una parte della struttura, la vogliono prendere in comodato d'uso dalla difesa, non si è compreso bene. Certamente che con queste società ovviamente Taranto morirebbe ancora di più. Questa è già una città affranta, cioè è stata oltraggiata, voglio dire, da anni e ora ancora di più. Su un'altra struttura che è comunque un fatto storico e va difeso, ecco perché ho detto noi come organizzazione sindacale la difenderemo a spada tratta, non solo l'Arsenale, ma è tutta la città che va difesa, perché è giunta l'ora, come abbiamo scritto sul manifesto, di dire basta, cioè giù le mani da questo Arsenale, da questa città, perché la state sfruttando solamente dal punto di vista per i vostri profitti e non certamente per aiutare i livelli di disoccupazione che hanno raggiunto livelli stratosferici. Non si è fatto, non si sta facendo nulla per l'economia locale, non si sta facendo nulla per quanto riguarda anche le attività commerciali. Cioè, io mi chiedo, è possibile con queste strutture, c'è cioè una città altamente industrializzata, cioè non c'è un rilancio vero di un'attività che dovrebbe favorire non solo la città di Taranto, ma anche tutta la Puglia e dico anche tutto il Sud. Quindi l'invito alla classe politica, questo lo rimarco, intanto a prodigarsi, a smentire categoricamente che questo arsenale sarà svenduto alle ditte esterne, sarà svenduto, parlo proprio in questi termini, e prodigarsi semmai su un vero piano industriale nei quali questi lavoratori possono veramente adoperarsi per garantire un futuro ai propri figli come attività, l'ho detto, anche sotto l'aspetto occupazionale. Abbiamo raggiunto Massimo Padula, membro del coordinamento nazionale USB del comparto difesa, per capire meglio quello che sta accadendo oggi, cioè quali saranno le sorti dell'arsenale di Taranto. Bene, le sorti dell'arsenale di Taranto sono già conclamate, privatizzazione a tutto spiano. Lo dimostra il fatto che la Leonardo, nota holding italiana, ha già fatto avance per alcune strutture all'interno dell'arsenale, nonché anche la Fincantieri, senza nessuna ricaduta anche a livello privato delle ditte tarantine che potrebbero essere interessate nel svolgere mansioni di professionalità, nel portare avanti come posso dire, i contratti per le navi, le nuove navi, anche quelle già datate. Non c'è sbocco per Taranto di nessuna ricaduta economica. Noi come sindacato facciamo appello anche alla cittadinanza e a tutte le parti sociali affinché questo scempio che avviene all'interno dell'arsenale non sia fermato e che a livello politico qualcuno prenda l'iniziativa per poter rilanciare l'arsenale di Taranto. Noi come sigla abbiamo sempre sostenuto la riapertura delle scuole allievi operai che in passato hanno dato lustro anche alla città di Taranto. Ma non solo, pensate bene, la Leonardo che a Grottaglie ha chiuso i battenti, mettendo in cassa integrazione i propri dipendenti. Adesso qua cosa volete che possa fare?
non credo che ci sia un'intenzione della Leonardo a rinanciare, ma parlo anche della Fincantieri, a rinanciare il mercato delle aziende private di Taranto. Non c'è. E lo dimostra il fatto che ha preso gli appalti la Fincantieri e le ha date a consociate delle ditte private di Taranto, che non hanno fatto altro che fare delle multiservizi che, come sappiamo, a livello di contratti per gli operai non sono solo capresti attualmente, magari possono dare un privilegio, ma nel futuro a livello pensionistico non daranno benefici. La ringrazio. Prego.